Buonasera, hai presente in aula quanti ci stanno ascoltando da casa? Procediamo alla chiamata dell'appello nominale. Arcidiacono, presente. Consoli, presente. Contarino, assente. Di Bartolo, presente. Di Paola, presente. Fresta, presente. Grasso, presente. La Piana, presente. Marino, presente. Catanè, presente. Russo, presente. Sorbello, assente. 10 presenti, 2 assenti. La seduta è validamente convocata. E individuo come scrutatori i consiglieri Catanè, Marino e Arcidiacono. Possiamo dare il via alla seduta con la trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno e invito il dottore Sapienza nella doppia veste a relazionarci in merito al punto. Grazie. Buonasera a tutti. Stasera dobbiamo deliberare sul diniego dello stralcio parziale delle cartelle esattoriali fino al 2015 di competenza dei tributi locali, quindi di competenza del Comune di Santa Venere. In particolare riguardano le entrate tributarie, quindi sono l'ICI, l'IMU, la TASI e quella relativamente alla spazzatura, che sarebbe prima TARES, oggi TARI. Con questo atto deliberativo si confermano le sanzioni e gli interessi e quindi vengono confermati i carichi a ruolo che sono stati dati al concessionario, che nel nostro caso l'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Quindi vengono confermati tutti gli importi e non vengono stracciati, però c'è la possibilità da parte di tutti i contribuenti di aderire alla cosiddetta rottamazione quater, che è quella che avrà inizio, mi sembra, il 23 marzo, che consente a tutti i cittadini di poter usufruire della rottamazione quater e quindi di usufruire delle agevolazioni che riguardano sempre le sanzioni e gli interessi. Grazie dottore Sapienza per la spiegazione che ci ha fornito. Sono aperti gli interventi sul punto. Non ci sono interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto. Consigliere Patanè, prego. Buonasera a tutti. L'intervento è a titolo personale per esprimere la nostra la nostra astensione rispetto alla proposta che viene posta oggi all'ordine del giorno. Riteniamo in ottica anche di semplificazione più opportuno allinearci a quella che è a quello che è stato l'orientamento espresso dal governo, che non nego abbia messo in difficoltà i vari enti locali nel dover decidere cosa in concreto fare su questo stralcio parziale. Infatti è bene quanto ha precisato il dirigente, trattasi di uno stralcio parziale, per cui la sorte capitale, nel caso in cui non fosse stata presentata questa proposta, avrebbe riguardato solo ed esclusivamente interessi e sanzioni, ed è lo stesso risultato che il contribuente può ottenere anche con l'adozione di questa proposta attraverso per una domanda espressa mediante la cosiddetta rottamazione.
questo è bene che il cittadino sia informato, perché quando anche questa proposta passasse in consiglio ha la possibilità di evitare l'addebito di interessi e sanzioni attraverso la procedura della rottamazione, ma deve essere attento nell'aderire a questa procedura nelle forme e nei termini di legge. Grazie consigliera Padane, ci sono ulteriori dichiarazioni di voto, la consigliera Marino, grazie. Buonasera a tutti. Allora, sia a nome mio che a nome della maggioranza consigliare, noi vogliamo votare favorevolmente questa delibera, proprio perché, come anticipato dalla collega Patanè, il cittadino, cioè colui che è meritevole di voler allineare i propri debiti tributari, può attraverso l'istanza aderire alla rottamazione e non avere l'aggravio delle sanzioni e gli interessi, proprio come ha anticipato lei, proprio perché a livello statale la nostra delibera non va ad aggravare la posizione del contribuente che effettivamente vuole togliere il proprio carico tributario, cioè vuole allineare la propria posizione. Noi invece vorremmo più giustizia, nel senso che colui che non vuole pagare non lo vogliamo premiare, solo questo. Perché effettivamente se il contribuente basta fare l'istanza di adesione, la nostra delibera non va a intaccare minimamente la propria posizione, cosa che se invece non adottiamo questa delibera, comunque, anche chi non fa l'istanza, avrà le sanzioni e gli interessi tolte. Quindi rimane a carico solo la sorte capitale. Pertanto il nostro voto sarà favorevole. Consigliera, lei ha modo di ricordare a chi ci ascolta i tempi dell'adesione alla rottamazione? Sì, entro il 30 aprile c'è un'adesione che viene fatta tramite un circuito telematico e la risposta da parte degli enti, in questo caso dell'Agenzia di Riscossione, perché l'unico portale su cui si fa l'istanza è l'Agenzia di Riscossione Sicilia, darà il piano di ammortamento con le relative scadenze che sono 18 rate in 5 anni, con scadenze e percentuali diverse secondo l'annualità anche perché le annualità di rateizzazione possono essere anche differenti, 5 anni è il termine massimo, si può anche decidere anche un termine diverso, quindi le percentuali sono diverse anche per questo. Grazie consigliera Marino, è esaurito lo spazio per le dichiarazioni di voto, si passa alla votazione, chi è favorevole alzi la mano, siamo a 2, 4, 5, 6 favorevoli. Chi si astiene? 4 astenuti. La delibera è accolta. Votiamo per l'immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano. Ancora 6 favorevoli. Chi si astiene? 4 astenuti. La delibera è immediatamente esecutiva. Esauriti i punti all'ordine del giorno. La seduta è tolta alle ore 20:50. Grazie a tutti e a tutti. Buonasera.